attuare questo tipo di calcio, una sottospecie di calcio di Zeman 2.0, o crede ancora che sia soltanto un episodio per una squadra? Comunque sì, sta crescendo, ma non esprime ancora fino il suo calcio. La seconda domanda la volevo fare, e poi lascio la parola ai colleghi, sui cambi che ci hanno un po' sorpreso, ovvero Bovo in campo dal primo minuto e la scelta di tenere fuori Capone per Benedetto. Vabbè, sulla prima è vero che noi primo tempo non abbiamo fatto bene, non abbiamo trovato le posizioni per poter giocare insieme, abbiamo giocato tante palle lunghe che poi stranamente sono finite sempre fuori dal campo e non è calcio nostro, non è calcio che stiamo provando a giocare in allenamento. E adattarsi a Velino, che proprio fa la sua forza su palla lunga, su palla sui attaccanti davanti per poi arrivare in porta, noi dobbiamo giocare un altro calcio. E penso che secondo tempo ci siamo messi meglio in campo, il centrocampo ha lavorato tanto per attaccanti e per inserimenti dei terzini e ci è riuscito. Su Benali e Su Bovo mi ha detto che è a disposizione, lui aveva qualche problema, sempre al ginocchio, mi ha detto che è a disposizione, ho scelto lui per esperienza. E Benali a posto di Capone, perché Capone, a parte che ha fatto 3 partite in nazionale, lo vedo un po' spento. Si è parlato tanto in queste settimane di squadra zemaniana, non zemaniana, si comincia a vedere una cosa molto zemaniana, una condizione fisica anche superiore alle altre probabilmente. Questa squadra che esce alla distanza secondo me lo fa principalmente perché le gambe vanno molto, almeno oggi si è visto questo Pescara che comincia a far fruttare i carichi di lavoro. Un'altra cosa che le chiedo invece sempre su un singolo, su Palazzi, quanto insomma aggiunge qualità, insomma quanto sta dando il suo ingresso nella squadra titolare rispetto alle precedenti versioni in cui lui era fuori per infortunio. Vabbè, sulla tenuta penso che si è vista a fine partita, è vero che Avelino doveva spingere un po' di più per recuperare il risultato, però noi abbiamo avuto le occasioni o possibilità, poiché abbiamo sbagliato sempre l'ultimo passaggio su contropiede, è grave, perché sulle altre partite poi si pagherà, o gol tipo la palla di Zampano, non si può sbagliare. Però l'importante è che, ripeto, secondo tempo si è giocato, io spero che la squadra si convince che bisogna fare questo e non altro. La seconda era su Palazzi e ha fatto bene, lui in partenza era un po' troppo passivo anche se aveva possibilità di andare, poi mi ha giocato queste 3 palle lunghe che sono finite tutte e 3 fuori campo, invece di cercare di costruire qualche cosa più pulito. Comunque è un ragazzo che ha per me qualità, che ci può aiutare e spero che continuerà a migliorare. Il primo tempo abbiamo giocato calcio che non abbiamo mai provato, mai. Io ripeto, per me attaccanti sono per chiudere azione, centrocampisti per costruire azione, e lì non c'era niente, anche da dietro tutte palle lunghe saltando centrocampo, non ci si riesce a giocare così. Noi non ci riusciamo.